Partiamo dalla fine. Possiamo dire che questa squadra nelle difficoltà si esalta sempre e anche oggi è successo di nuovo. Attacco rimaneggiatissimo, si è andato a fare gol a Marassi. Sì, devo dire che oggi i ragazzi hanno dimostrato che a volte la forza del gruppo può essere un motivo in più, un punto di partenza che va a sopperire alle tante assenze. Però oggi più che parlare magari degli assenti, mi piacerebbe parlare di quei ragazzi che hanno dimostrato di poter meritare questa categoria e finalmente magari sono sbloccati anche sotto l'aspetto realizzativo. E mi riferisco a Cerau, a Sligati, quindi un plauso a tutti i ragazzi poiché nelle difficoltà hanno dimostrato comunque di essere un grande gruppo. Cerauolo è uscito tutto piccante, va bene, però Sì, diciamo. era solo una questione di crampi. Ultima da parte mia, forse siete partiti con la difesa un pochettino bassa, il loro gol ha suonato la sveglia e poi bel Parma, sei soddisfatto complessivamente? Ma partite basse, a volte si affrontano delle squadre, questa squadra fino adesso in casa le aveva vinte tutte e se dovesse vincere la partita di recupero andrebbe a occupare una posizione di classifica, cioè di secondo in classifica, quindi ha dei valori. Venire in questo stadio, andare sotto per qualità anche di un giocatore che sta dimostrando di far sempre gol, dove dentro l'area è fenomenale. Siamo stati bravi a essere pazienti, a cercare di recuperare la partita in equilibrio, senza mai perdere lucidità, passare in vantaggio, aumentare il portino, poi credo che se si va ad analizzare un po' l'arco di tutta la partita, un successo anche meritato, dove il primo tempo si è fatto molto meglio sotto l'aspetto del gioco, delle ripartenze, delle occasioni, il secondo un po' meno, però quello che è importante, che è fondamentale, è portare i punti a casa. Senti, intanto avete segnato sul calcio piazzato, anche questo è andato. Sì. No, così parlando un po' scherzando le cose di dire. Ma invece l'organizzazione mi ha colpito molto, sia nel momento in cui Palma doveva recuperare e anche nel momento in cui doveva difendere. Si è passato a tre in difesa con facilità e soprattutto hai fatto esordire dei giocatori come Bastoni e Da Cruz, allargando ancora un po' la rosa. Sì, innanzitutto l'organizzazione si esalta nel momento in cui gli interpreti, no, lo fanno in maniera eccessa. Devo dire che cerchiamo di lavorare durante la settimana, ma poi gli artefici principali, come ho sempre detto, indipendentemente dal sistema di gioco, dove siamo passati dal 4-3 al 3-5-2, quello che conta è l'interpretazione della gara e quindi i giocatori come interpretano la partita. Per quanto riguarda il fatto di aver messo dentro altri giocatori, è chiaro che faccio delle valutazioni durante la settimana dove vedo che magari la condizione fisica di qualcuno aumenta, è importante per me cercare di coinvolgere più gente possibile. E quando magari si fa una partita, il dispiacere, cioè la felicità per quelli che hanno giocato, il dispiacere per un allenatore e pensare magari a quei giocatori che non hanno potuto dare il contributo, che però durante la settimana lavorano duramente per essere premiati durante la partita. Però, la partita di oggi ha dimostrato che lì dove uno lavora quotidianamente con impegno e con sacrificio, poi alla fine viene premiato. E mi viene in mente l'esempio di Cerano. Senti, la domanda che ti dà più fastidio forse adesso è dire che il Parma è in zona Europa League. No, se è una domanda, se mi chiedi qual è l'obiettivo nostro, ti rispondo semplicemente che per tutto quello che si è passato, per tutto quello che si è fatto, è quello della salvezza. L'errore più grande che possiamo fare è alzare l'asticella in questo momento. Noi dobbiamo affrontare ogni singola partita con il coltello fra i denti, come abbiamo fatto stasera, per cercare di portare più punti possibili a casa, indipendentemente dal valore dell'avversario. Ci siamo prefissati questo e credo che fino adesso, se si va ad analizzare un po' tutte le partite, c'è stato un po' più da recriminare piuttosto che essere felici per i risultati. Però non ci dobbiamo sentire appagati, ma questo deve dare solo certezza in quello che facciamo durante la settimana, nei propri mezzi, convinzione, e cercare di affrontare ogni singola partita, ripeto, indipendentemente dal valore dell'avversario, per cercare di portare a casa punti. Le vorrei chiedere se ci può spiegare cos'è successo con Biraschi. Ma niente, durante la partita ci possono succedere episodi dovuti alla transagonistica, quindi nel momento in cui finisce la partita finisce tutto. Roberto, no, ti volevo chiedere il parere su un giocatore che doveva vestire le maglie al contrario oggi, ma un parere di prospettiva, diciamo così, perché abbiamo visto il valore io. Come te e come tanti l'abbiamo visto tante volte giocare a Venezia, Leo Sturaz.
Allora, Sturaz è un giocatore molto tecnico, però a differenza di tutti quei giocatori tecnici, no? Che, dove magari possono soffrire un po' sulla resistenza, sull'aerobico, a livello di condizioni fisiche, e lui ha una qualità molto importante. Ad oggi, prima della partita di oggi, era il settimo giocatore fra tutte le squadre che corre di più durante la partita, quindi una caratteristica molto importante per quel ruolo, dove può abbinare la qualità alla quantità. È chiaro che deve migliorare, poiché spesso e volentieri non si trova in una posizione giusta, però considerando che l'anno scorso non giocava inizialmente in Serie B e quest'anno si sta ritagliando su spazio in Serie A, è la dimostrazione che nella vita contano le motivazioni, no? Poiché anch'io sono arrivato in Serie A a 27 anni, però questo non significa non poter essere in questa categoria. Sono contento per lui, ma credo anche che possa fare ancora meglio, no? Possa ancora far meglio sotto l'aspetto realizzativo, perché ha un tiro che noi, ha un calcio che stiamo sfruttando sulle situazioni di palle native, perché ogni calcio d'angolo, ogni punizione è una situazione pericolosa, però deve sfruttare ancora meglio per la sua situazione personale, cercando magari di fare qualche gol. Però sono molto soddisfatto, però non si deve sentire appagato, anzi. Grazie.